un po' di italiani usciranno e più stranieri torneranno, la bilancia sarà più o meno quella che abbiamo visto quest'anno, anzi mi auguro sempre con una crescita. Ma qui ha perfettamente ragione il direttore Molinari, che poi è un paradosso. La difesa dei presidi passa dal digitale, cioè, è esattamente così. Noi grazie al digitale riusciremo a far conoscere, torno a quello che dicevamo all'inizio, fino in fondo anche l'ultimo pezzettino del nostro bel paese. È proprio il digitale e su questo stiamo lavorando, ma è un lavoro immane che deve coinvolgere tutto il sistema. Perché sì, noi possiamo ben fare l'hub nazionale digitale, ok, prendiamo gli esempi migliori, la Svizzera, la Spagna, poi però, e quella è la cornice, il quadro del roero lo fa il roero e quindi la capacità dei singoli territori di dipingere bene il quadro è fondamentale, perché più riesce a dipingerlo nei minimi particolari, più riesce ad arrivare nelle singole valli, sul singolo prodotto, a farlo conoscere bene. E quindi quando si parlava di competenze, una delle competenze maggiori sarà proprio questa di chi fa marketing sul digitale territoriale, e lì c'è un sacco di lavoro per i giovani, c'è davvero tanto su questo. E poi anche Slow Food deve però darci una mano, perché visto che voi tanto lavoro l'avete fatto, lo carichiamo, lo portiamo a bordo, perché dobbiamo fare proprio sistema paese con associazioni come Slow Food, con i territori. Perché altrimenti rischiamo di perderci, abbiamo talmente tanta roba che ci perdiamo. Invece, con un po' di sana organizzazione, ben fatta, territorio per territorio, col fatto che questi baracchini che abbiamo in tasca, quei telefonini che cambiano, si geolocalizzano, quindi il dipinto cambia a seconda di dove ti trovi, riusciamo a valorizzare al meglio tutto il paese. Questa è la vera sfida. No, io vorrei dire ai giovani che sono qui e che sono così interessati all'aspetto della comunicazione, che è strategico in questa fase qui, assolutamente. Però attenzione, la comunicazione deve comunicare qualcosa. Se non ci sono i produttori, se non ci sono i contadini, se non ci sono gli agricoltori, gli artigiani, che cosa comunichiamo? Allora, l'aspetto è concepire la connessione forte tra innovazione e tradizione. Non c'è dualismo, non c'è qui c'è la tradizione e qui con le nuove tecnologie c'è l'innovazione. È tutto collegato. L'innovazione è una tradizione ben riuscita.